Massello Sorpreno. In questa città, finito avrà di battere il tirso sul sacro suolo e di scuotere la sua chioma al vento. Gli farò spiccare la testa dal collo. Lo straniero, affermando va che Dioniso non sia morto, incenerito dalla sacra folgore, colla di lui madre che mentito aveva, affermando di essere la sposa di Zeus. Questa mattina qui alla Crystal di Lovere è in scena un'anteprima un po' di quella che è la settimana classica, questo importante appuntamento loverese. Sì, stamattina c'è la giornata a tema del Liceo dei Socellieri di Lovere, che è organizzata dai rappresentanti del liceo, ma è diciamo l'anteprima di questo evento, e abbiamo la fortuna di avere qui con noi i ragazzi dell'Accademia del Dramma Antico di Siracusa, che sono, hanno una sorta di gemellaggio con la nostra scuola, in quanto i ragazzi del liceo vanno a Siracusa a portare il loro spettacolo e spesso loro invece portano il loro. In questo caso sono le Baccanti e sono i ragazzi del terzo anno che quindi concludono il loro percorso teatrale. Stasera i ragazzi ripeteranno poi lo spettacolo delle Baccanti e sarà aperto a tutto il pubblico. Poi per quanto riguarda invece la prossima settimana? Dalla prossima settimana inizia l'evento vero e proprio con due date, lunedì sera e martedì sera, e poi sarà la settimana successiva dal 27 marzo al 3 aprile che c'è l'evento vero e proprio. L'evento si divide su due livelli. In un primo livello ci sono gli studenti che vanno a teatro, ci saranno professionisti che nelle mattinate portano spettacoli professionali e che sono stati scelti in base anche al percorso didattico degli studenti. Nelle serate invece saranno studenti delle scuole di tutta Italia che portano qui sul palco del Crystal i prodotti dei loro laboratori teatrali. E qui i ragazzi sono coinvolti a vario titolo. Esatto, come ho detto, il festival cerca di portare la scuola a teatro e il teatro nelle scuole, ma una particolarità è anche che tutta la comunicazione dell'evento è gestita da ragazzi del liceo. Per cui noi come Olivia Parte gestiamo un gruppo di circa una trentina di ragazzi del liceo dei Socellieri che si occupa della gestione delle pagine Facebook, della distribuzione dei volantini e della documentazione di tutto l'evento con fotografie e video. Salva! E la tua lingua e il tuo ragionamento abile, ma nelle tue parole non c'è saggezza. Un uomo abile, potente, se privo di senno si rivelerà un pericolo pubblico. Questo Dio che tu tanto schernisci sarà un giorno per la Grecia ben più grande di quanto tu possa immaginare.